Buongiorno a tutti, ringrazio di avermi invitato. Come forse molti di voi sanno, io non sono un medico, sono un chimico che dal 1981 si occupa principalmente di epilessia. Dopo anni che ho studiato il cervello, mi sono, sono sceso all'intestino, l'ho trovato un organo molto interessante, il digerente secondo me è l'organo più importante che abbiamo, non avendo preclusioni, perché per me studiare qualsiasi parte del corpo è la stessa difficoltà, non essendo neurologo, non essendo gastroenterologo, cardiologo, non avevo limiti, potevo spaziare dove volevo. Più avanti capirete perché a un certo punto ho voluto capire questa storia del colesterolo, che viene sempre più combattuto e... Eh, e le linee guida abbassano sempre di più i, i, i livelli. Quindi sembra che noi abbiamo un nemico nel nostro corpo, una cosa pericolosissima, soprattutto l'LDL, colesterolo cattivo, che ci fa male e soprattutto è un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari, di cui io chiaramente so poco e niente perché non me ne occupo. Però mi interessava capire questo colesterolo. E infatti vediamo che il presidente della Società Italiana di Cardiologia dice che ormai è molto evidente che dobbiamo ridurre questo colesterolo mh, totale, soprattutto l'LDL che è quello più pericoloso, soprattutto sulle per persone a rischio dobbiamo ridurlo, 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 ridurlo. In passato c'erano valori più elevati, ma adesso abbiamo capito che dovevano veramente abbassarlo e i limiti del passato sono inaccettabili rispetto alle attuali conoscenze. Ecco, questo è il vantaggio di questa medicina, la medicina convenzionale che si basa sull'evidenza, cioè in base agli studi, quei risultati degli studi sono le nostre nuove conoscenze che vanno a modificare quello che veniva pensato prima. Per fortuna che abbiamo questo tipo di medicina. Queste sono le ultime linee guida dove possiamo leggere frasi abbastanza precise, lapidarie. Al di là di ogni dubbio, dobbiamo abbassare il colesterolo totale. c'è ldl è aterogeno, cioè mi forma le placche di arteriosclerosi, dobbiamo eliminarlo. C'è una forte positiva associazione tra il colesterolo nel suo insieme in particolare l'LDL e il rischio di patologie cardiovascolari. Cioè questo è veramente un nemico. È inequivocabile che riducendo l'LDL si riduca il rischio di patologie cardiovascolari. Gli studi, questi famosi studi, come diceva Guido Balestra, metanalisi di trial clinici di doppio cieco o verso placebo, eccetera, dimostrano l'importanza di ridurre l'LDL per la prevenzione del delle patologie cardiovascolari. Queste metanalisi ci mostrano l'efficacia di queste statine, di questi, nuovi, di questi farmaci capaci di abbassare il colesterolo e così sono veramente capaci di abbassare questa uh, incidenza di queste patologie. E addirittura viene quantificato che se io abbasso di una millimole, sono circa 39 mg di LDL, corrisponde a una riduzione dal 20-25%, cioè io se riesco ad abbassare il colesterolo... Sono salvo dalle patologie cardiovascolari. Allora, questo nemico, questo terribile nemico, deve essere combattuto. E, 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 e dobbiamo quindi rassegnarci e abbassare. Quindi, abbiamo mm -hmm. identificato: questi sono i, questo è il corrosore totale, che è fatto da LDL e HDL. Questi sono i nemici che noi dobbiamo andare a combattere, sono i colpevoli da mettere in galera. E questo ci fa capire l'importanza della, della medicina che si basa sull'evidenza, perché prima degli anni 60 invece era detto che le persone più sane erano quelle che avevano l'HDL più alto. E le donne, che, che, questo si pensava eh, negli anni prima degli anni 60, che le donne che avevano meno o a livelli più alti di HDL avevano meno patologie cardiache. Pensate come le conoscenze ci hanno portato a rivoluzionare. Questo concetto. Ed ecco qui il primo grande studio, il Frangian Study. Frangian è, un, è una cittadina americana. Hanno preso 5.000 persone, l'hanno seguita per 50 anni e si sono accorti che morivano di più quelli che avevano il colesterolo alto. Guardate che impennata! Questo sono il numero di morti su, su mille. Avere il colesterolo alto mi dà probabilità di mortalità. Quindi questo studio è stato veramente, ci ha aperto una, una visione diversa da quello che si pensava prima, poi questo studio continua ancora oggi e ha aggiunto altri fattori di rischio. Da subito c'era già anche l'ipertensione, poi l'obesità, i trigliceriti e nell'88 incomincia però a dire che forse non tutto il colesterolo è cattivo, che l'HDL potrebbe essere invece buono. Ecco, c'è da indicare che comunque in questo studio il colesterolo non è proprio al primo posto, però si sa che invertendo gli ordini dei fattori il prodotto non cambia. Il colesterolo non è proprio al primo posto, però comunque c'è. E andiamo poi a vedere in questo studio, in Fragrance Study, com'è la differenza del colesterolo tra le persone che hanno avuto un episodio cardiovascolare da chi non l'ha avuta, cioè basta una minima differenza, vedete, questa non è che siano completamente diversi, questa è la distribuzione del colesterolo totale in queste due popolazioni, chi ha avuto oh, 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 patologie coronariche e chi non l'ha avuta, non è che ci sia tanta differenza, quindi basta pochissimo, basta pochissimo per finire nei soggetti a rischio. Anche se già nel 1994 poi qualcuno osserva su un numero beh, molto elevato, meno di 1.000 persone, che non riesce a ritrovare questo fattore di rischio, perché tra, dividendolo tra un colosso totale inferiore a 200 e superiore a 240, secondo lui non, non, non c'è nessun aumento del fattore di rischio per tutte le, le cause di mortalità. Però non sempre, diciamo, gli studi producono gli stessi risultati. Nel 2010 ne vediamo addirittura questi che su 500 pochissimi pazienti mi dicono che a bassi livelli di colesterolo c'è una minore sopravvivenza, quindi si tornano quasi a concetti prima degli anni 60. E questo nel 2011 su un numero di pazienti paragonabile a quello del Framingham Study mi dice che ad alti livelli di colesterolo sono associate un minor rischio di mortalità. Allora qui c'è detto che siano proprio così inequivocabili queste linee guida mi incomincia mi comincia a sorgere un dubbio. Ok, bisogna capire se non interessa che si se solo muoiono di patologie cardiovascolari o muoiono in generale. Certo, per un cardiologo può dire, a me, ma perché non muoio di patologie cardiovascolari, poi se muore di altre cose, se le vede un altro medico. Ma questo, l'HDL adesso è evidente che ha un ruolo protettivo, quindi lo tiriamo via dai colpevoli. A base livelli livello di HDL corrisponde a maggiore incidenza di patologie, quindi abbastanza questo lavoro abbastanza antico, su un numero abbastanza importante di, di pazienti ci fa vedere che l'HDL è, è, è la parte buona del colesterolo. In questo ci dicono invece che non, non è né buono né cattivo, ma c'è un po' di variabilità nei risultati, c'è da aspettarsi, qui sono 7700 pazienti, arruolamento casuale, quindi veramente un, uno studio epidemiologico seguiti però per oltre 4 anni e questo studio non conferma nemmeno che sia buono, quindi c'è qualcuno che dice che è buono e qualcuno che dice no, che non è buono. Lo stesso Frank Gastadia nel 1988 dimostra invece che aumentando l'HDL si riducono le, le patologie cardiache e questo più grosso studio sempre americano su 70.000 persone conferma e dice no, l'HDL guardate, l'HDL ci protegge, è veramente... Per noi molto utile. E se andiamo a vedere, sempre, questi sono i dati rielaborati del in Stati, perché cosa è successo? Nel corso del tempo hanno individuato altri fattori di rischio e quindi andavano sottrati a quella prima curva che avevo mostrato, perché se uno aveva il colesterolo ma anche era obeso, devo tenere conto che aveva due fattori di rischio e non ce n'aveva uno solo. Quindi andando a rielaborare, quindi non è stata altra che una rielaborazione degli stessi dati, correggendo per gli altri fattori di rischio. Ed è avvenuto che se si diminuisce l'HDL aumenta il fattore di rischio. Per le donne è molto di più. Come mai? Alle donne il colesterolo sembra. Un'azione del colesterolo sembra molto più importante perché per le donne diminuire questo, questo colesterolo buono aumenta di 5 volte la probabilità di morte. Per noi maschietti un po' meno. E allora adesso la situazione è questa, questo l'abbiamo tolto dai, dai, dai colpevoli ci rimangono questi due, ok? Allora ecco questo è quello che, che sappiamo. Abbiamo l'LDL che è cattivo, che è uno sporcaccione che va a depositare il colesterolo nelle placche, poi abbiamo l'HDL invece che è lo spazzino, quello bravo che ce lo va a togliere. Quindi la situazione ideale sarebbe avere poco LDL, quello cattivo, ma avere tanto HDL, è quello buono. Benissimo, ma noi abbiamo farmaci che sono capaci di fare questo. Allora ne prendiamo uno a caso, questo farmaco qui, non vi spiego perché ci riesce, ma vi garantisco che ci riesce, questo aumenta l'HDL e diminuisce l'LDL. Allora, arrolliamo un bel po' di pazienti a rischio, eh? a rischio di patologie coronarie che ne abbiamo arruolati 15.067, li seguiamo per 12 mesi. E vediamo per cosa succede. Dopo 12 mesi siamo veramente riusciti, gli abbiamo aumentato l'HDL del 72%, l'abbiamo ridotto l'LDL del 25%, l'abbiamo salvati. E andiamo a pubblicare questo dato. E ci accorgiamo che è già stato pubblicato. Ma lo studio è stato fermato perché c'è un aumento della mortalità del 58%. Ops! E io l'ho aumentato l'HDL, l'ho ridotto l'LDL. Perché sono morti questi qui? ma Forse beh, 15.000 un buon numero, ma e noi di, forse è questo farmaco scelto proprio quello sbagliato. Noi di farmaci che fanno queste cose ne abbiamo tanti, facciamo tanti studi, mettiamoli insieme e arriviamo a avere una meta su 117.000 pazienti. In cui facciamo questo giochino, li aumentiamo l'HDL e li diminuiamo l'LDL e vediamo cosa succede. Questo studio dice che. Anche se sono efficaci nell'aumentare l'HDL, non riducono la mortalità su 117.000 pazienti. o picchio. E poi mi, mi prendono anche per i fondelli, perché dicono che questo giochino che mi piaceva tanto dell'ADL sporcaccione e dell'HDL spazzino è un'ipotesi semplicistica, offendono questi. E cosa dice? Che... Gli studi clinici controllati non sopportano questo bel giochino dello, di, di quello che sporca di quello che pulisce. Cioè questa ipotesi non è sopportata dall'evidenza. La medicina si basa sull'evidenza. Allora quando io scrivo che una, una riduzione di una, min, una millimole, cioè 39 milligrammi di LDL, mi a una riduzione del 25%, mi riprendo sempre questo famoso Framigastadi, quello che è stato il primo a, darmi, a indicarmi la pericolosità del colesterolo, e vedo che in questa casetta qua, gialla, ci sono i pazienti che hanno 100 mg di LDL, qui ci sono quelli che ne hanno 220. E il Framigastadi mi dimostra che hanno lo stesso fattore di rischio. Io dico che basta ridurne di 40. Milimole, ma qui accidenti se ho diminuito tanto perché il rischio non è variato. E se vado a prendere l'altro studio, questo su 70, molto più grosso su 70.000 persone, questa è una rielaborazione, una rielaborazione sempre tenendo presente gli altri fattori di rischio. viene fuori che a tutti i livelli di LDL la mortalità per questa patologie cardiovascolare nelle donne è da 3 a 4 volte superiore a quella con bassi livelli di HDL, cioè. Questi sono da 100, meno di 131 mg di LDL a maggiore di 160 hanno lo stesso fattore di rischio. Se con questo livello di LDL però li diminuisco l'HDL, invece il fattore di rischio aumenta, ma indipendentemente da quanto è l'LDL, quindi c'è qualcosa che sfugge. Non è così inequivocabile, non è così è banale. Dobbiamo andare ad analizzare a fondo cosa sta succedendo. E Questo è uno studio, questo è bellissimo. Perché allora vediamo un po' l'età. Questo prende uno studio cinese che prende eh, 900 persone longeve, va proprio a cercare nelle aree di maggior longevità della Cina. E ci sono 340 di queste persone che hanno più di 100 anni. È proprio uno studio su, sull'anzianità. Va, sono seguiti per tre anni e qualche cosa, ne muoio quasi il 50%, perché adesso sono tutti molto anziani, quindi una mortalità che c'è da aspettarsela e questo mi riporta che un aumento di una millimole corrisponde a un aumento della mortalità del 19%, noi diciamo che una riduzione di una, di una millimole corrisponde a una riduzione, quindi la direzione è giusta ma sembra che i versi siano opposti Però, meno di mille, molto anziani, i cinesi sono strani, diversi da noi, andiamo a vedere cosa succede da altre parti del mondo. Questo è uno studio retrospettivo dove hanno messo oh, studi fatti in diverse parti del mondo, quindi qui non c'è più il problema della razza. E dico in conclusione il nostro studio... Basato, mostra che alti livelli di tutti i colesteroli negli anziani sono associati con una minor mortalità per tutte le cause, confrontati con quelli che hanno livelli di, lipo, di, questo, di colesterolo nei limiti raccomandati, cioè hanno una minore mortalità. E questo poi ancora mi aggiunge che... Trattamenti che abbassano il colesterolo, come le statine, e ad alte dosi riescono a farlo, provvedono a un beneficio nella sopravvivenza che però non è correlato ai livelli di colesterolo. Quindi, quando la statina poi funziona, non sembra che sia perché abbassa il colesterolo. La cosa che però era curiosa è che questi limiti, che noi abbiamo abbassato così tanto, fanno sì che la maggior parte della popolazione ce l'ha di più, quindi noi possiamo proporli le statine a tante persone, perché tutti ce l'hanno, la maggior parte ce l'ha di più. Allora, cerchiamo ancora di capire, prendiamo uno studio molto recente su 68.000 persone sopra i 60 anni. E questo qui addirittura dice che l'LDL non è colpevole, cioè mi tira fuori da, dal mio cluedo, mi tira fuori anche l'LDL, e dice che la nostra review mostra una mancante di associazione, in versione tra l'LDL e tutte le cause di mortalità, sia quelle cardiovascolari. L'ipotesi del colesterolo sembra essere in conflitto con i criteri di causalità di questo signore qua, che si inventano sempre queste regole del gioco, che per essere certi di un risultato ci devono essere dei de criteri, che loro dicono che ne, in questi studi non ci sono. E addirittura mi stanno dicendo che non abbiamo capito niente di cos'è l'aterosclerosi, la, la perché dice che occorrono nuovi studi, cioè dice forse non abbiamo capito molto, nemmeno di cos'è l'aterosclerosi. E qui, infatti, quello che dice anche Balestra, che il 75% delle persone che hanno un infarto, non hanno i livelli di colesterolo fuori dai limiti, cioè ce l'hanno nei limiti. Quindi non stiamo colpendo il bersaglio. Ma allora questo colesterolo è veramente responsabile dell'aterosclerosi? C'è qualcuno che lo mette in dubbio, per motivi che non vi spiego, perché sono abbastanza tecnici, comunque sembra, questi qui sostengono che... Il livello di colesterolo non corre lì niente con tutto questo fenomeno di formazione delle placche nell'arteria. Quindi c'è qualcuno che dice che forse non, non dipende. E allora, adesso a questo punto basta, dobbiamo capire se sono veramente colpevoli oppure no. Facciamo un confronto all'americana. Prendiamo tantissime persone, 118.000, li andiamo a dosare tutti quei livelli di colesterolo. E noi ci aspettiamo una minor mortalità, qui dove ho messo i riquadri verdi che sono le linee guida. Qui devono essere più sani. Facciamo lo studio e vediamo: picchio. Qui muoiono di più, muoiono meno di qua. Picchio. Questo altro, sempre, perché diciamo, vediamo altri cosa dicono. Anche qui il colesterolo totale si è trovato ad essere inversamente proporzionale con la mortalità non cardiovascolare, cioè, vabbè. però se, se c'è poco colesterolo ci lascio le penne, vuol dire questo. Okay? E se vado a vedere proprio chi ce l'ha più basso no, di colesterolo, c'è probabilità doppia di decessi rispetto a quello che ce l'hanno nel quartile più elevato, cioè divido la, la distribuzione in quartili, in quattro parti, chi è nei limiti estremi più bassi cioè di tutti e tre, ha probabilità doppia rispetto a quelli nel più alto quartile. E questi autori mi vengono ancora a dire, state attenti perché se vedete uno che ha basso colesterolo è un paziente a rischio. E allora a questo punto accidenti, l'ho tolti tutti, mi rimane il Reverendo Green. Però cavolo, non ci ho pensato, eccolo! La prova che abbassare il colesterolo è veramente protettivo, perché le statine mi abbassano il colesterolo e io mi dicono le linee guida che ho l'evidenza clinica che mi proteggono dalle patologie cardiovascolari. Era qui la soluzione, sono andato a fare tutta una ricerca in letteratura, non ho pensato di andare a vedere i studi di statine. Qui siamo certi, nessuno contraddice questo dato, le statine abbassano il colesterolo e le statine mi salvano. Eccolo il dato, nessuno l'ha mai messo in discussione. Oh cavolo! E chi è sto qua? È un cardiochirurgo americano, 25 anni di esperienza, oltre 5.000 interventi, ancora aperto e si permette di scrivere il disastro delle statine. Ma è pazzo sto qui? È un pazzo, furioso. E dice che bisogna essere pronti a correggere l'errore, dobbiamo accettare le nuove evidenze scientifiche e mediche. Allora il mio cervello, che non avendo limiti, non avendo, io non, non so niente di patologie cardiovascolari, ma sono incuriosito e allora vado a cercare come mai c'è tutta questa gente. E non è solo, non è una voce isolata in un coro. Ci sono altri studi. Che questo è sempre lo stesso su British Medical Journal. Che dice, cerchiamo di rivalutare le linee guida per la prevenzione, in quanti benefici ottenuti con le statine sono stati esagerati? Cioè, vuol dire che sono stati molto esagerati nel buono o sono stati un po' um, gonfiati? Mi nasce questo dubbio, e allora vado a capire questa storia delle statine. E quest'altro studio, sempre su una rivista abbastanza importante del 2015, mi dice che il trattamento con le statine produce un veramente scarso beneficio nella sopravvivenza complessiva per tutte le cause. Addirittura mi dice che se c'è davanti a me, io no perché non sono medico, ma un paziente che ha una limitata aspettativa di vita, è forse va, va, va valutata l'idea di non dargliele, o soprattutto se ha forti effetti collaterali, perché i vantaggi non sono così forti rispetto agli svantaggi, e dice in questi casi qui forse è meglio non somministrarle. E il mio cervello comincia sempre più a indagare. Ecco, però, e trova questo lavoro. Questo forse mi può far capire qualcosa. Perché dice: al di là di tutta la confusione che c'è, della controversia, cioè usciamo fuori dalle polemiche, possiamo capire se queste statine sono oppure no efficaci? E chi me lo fa anche uno svizzero, e gli svizzeri sono persone di cui mi fido perché sono precise. E questo mi dice che in conclusione. Sostiene fortemente che le statine non sono efficaci per la prevenzione. E poi mi dice che gli studi, i primi studi, erano imperfetti. Ma cosa vuol dire? In particolare per quanto riguarda la sicurezza. È obbligatorio una rivalutazione, mi dice fino allora: i medici devono essere consapevoli che le attuali claims, cioè quello che viene detto su questi farmaci, sull'efficacia e sicurezza, non si basano sull'evidenza, ma sono farmaci della medicina che si basa sull'evidenza. E come mai questi qui si permettono di dire? Che non, sono, che non ci sono ancora gli studi che dimostrano l'efficacia. E io scavo in letteratura, scavo e vado a cercare cosa è successo, perché intuisco che ci deve essere qualche cosa di strano. Io so bene come si fanno gli studi clinici, è da anni che mi occupo di quello, e gli studi clinici si cominciano con degli studi pilota, poi, quando cominciano ad essere abbastanza importanti, la food and drug, no? la, la casa farmaceutica, paga. Un grosso studio dove è a ruola molti centri, studi sui numeri, costano delle cifre spaventose, che sono quelli che consacrano il farmaco. Se lo studio dà risultato negativo, il farmaco non viene messo in commercio. Quindi è lo studio più importante, quello finale, quello che mi dice sì o no. Ed ecco che alla fine del 2007 chi. Gli investigatori e lo sponsor dice che bisogna farli entrare in commercio. Abbiamo dei risultati eclatanti. Non è etico lasciare i pazienti, i malati senza questi farmaci. Fateli uscire in commercio, fateli uscire in commercio. Ma lo dice a una conferenza stampa con i giornalisti, non in un contesto scientifico. Chiedono conferma a un comitato indipendente che approva e nel novembre 2008 pubblicano questi risultati. Ma gli stessi medici che partecipavano agli studi dicono oh, oh ma quello che è pubblicato non sono i nostri risultati, ci deve essere stato un errore nella trasmissione dei dati, quello che abbiamo noi trasmesso non è quello che è stato pubblicato. E allora incominciano a arrivare nuovi dati, a fare nuove revisioni, attualmente siamo alla quinta revisione e nell'ultima non sono minimamente efficaci, anzi in alcuni studi c'è una maggiore mortalità con le statine che col placebo. Se questo fosse stato il risultato di questo studio non sarebbero entrati in commercio. Quindi forse, visto che ormai ci sono, potremmo pensare a fare come nei pacchetti di sigaretta che c'è scritto attenzione, il fumo fa male. Cioè attenzione che però lo studio va forse rifatto. Ma perché è stato così difficile capire? Ma chi sono questi personaggi che mi sono cercato di rendere colpevoli di, questa, uh, di queste patologie? Qui vediamo, allora, qui c'è la qui c'è l'LDL, però poi ci sono anche quelle più, più leggere e poi ci sono quelli piccolissimi, che sono più leggerissimi, che sono i chilomicroni. E vediamo che qui questi hanno tanti trigliceridi, per quelli sono così leggeri, poi via via questi perdono i trigliceridi verdi e aumentano. Alla parte dei fosfolipidi che porta quindi diventano sempre più pesanti. Ma perché non sono riuscito a colpevolizzare? Ma forse perché non è che esistano veramente questi, cioè non sono singoli individui, sono una distribuzione. Noi vediamo sulla, sulla, sulla densità come noi abbiamo, questa è quella del, di quello meno denso, ma poi abbiamo tutta una distribuzione che va fino all'HDL, cioè tra l'LDL e l'HDL non c'è nessun limite. E anche come dimensione, tutte eh, queste lipoproteine sono tutte distribuite, quindi non c'ho un Pierino, non c'ho un signor Arturo, c'ho tutta una distribuzione che varia soprattutto per il contenuto proteico, perché quello mi dà diciamo, una specie di testa che me la va a mandare su tessuti diversi, quindi la cosa più importante forse è questa parte proteica che me le differenzia su dove devono andare. Mano, e, e poi quello che so è che io ho tutto un processo: quelli, quelli, i chilomicroni mi raccolgono il colesterolo dall'intestino, poi si trasformano in quelli VLDL, che sono quelle veramente a bassa densità, che poi diventano gli LDL, che vuol dire intermedio, poi finalmente diventano LDL, e tutti questi contribuiscono a portarmi il colesterolo in giro ma la maggior parte del colesterolo non deriva dalla dieta per l'85%, me lo sintetizzo dall'acido acetico e anche questo poi viene recuperato e mandato in giro e il fegato sintetizza anche l'HDL che me lo va a recuperare e me lo riporta al fegato. Ma perché? Per una cosa così pericolosa per me, io ho tutto questo sistema complesso, di, me lo sintetizzo addirittura, me lo ricavo dalla dieta, me lo mando in giro, se è così pericoloso. In fondo, cosa serve il colesterolo? Beh, tiene fluide le membrane cellulari, vabbè chi non usa le creme idratanti, se ne usiamo tante, riusciamo a rendere più morbide anche le membrane cellulari interne al nostro corpo. Producono tutta una serie di ormoni. Ecco forse perché alle donne è, 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 è più pericoloso abbassare il colesterolo, perché a loro gli ormoni servono più che a noi, però li possiamo dare per bocca, li diamo. Una terapia ormonale, anche se non si producono più gli ormoni, e eh, noi glieli diamo per bocca. La vitamina D, e vabbè, se non ho colesterolo non riesco a fare la vitamina D, però la, la, la posso mangiare per bocca la vitamina D perché no? Il cortisolo è l'ormone dello stress, ma noi dobbiamo abituarci a convivere con lo stress, anche se c'è poco cortisolo, non lo stress mi fa male, ma è, prima o poi imparerò a superare anche questo. L'aldosterone fa tante cose, tra cui mi controlla il recupero del bicarbonato dal rene al sangue, quindi mi controllo il pH del sangue, ma noi possiamo far credere alla gente che se mangia basico, se beve basico, ha il problema dell'osterone? Se noi gli facciamo mangiare basico, si basifica il sangue, poi è chiaro che non è possibile, mica glielo diciamo. L'importante Li vendiamo anche i basificatori. I sali biliari, vabbè, questi sono sicuri, perché i sali biliari servono per demolire i grasi che, che non devono essere mangiati, e quindi i sali biliari possiamo farne a meno. I sali biliari non ci servono a niente. Ma guardate un po' cosa è stato scoperto, chi è questo individuo? È un batterio che converte il colesterolo, cioè mi controlla il livello plasmatico del colesterolo, sono anche i batteri mi fanno anche questo, il livello plasmatico del colesterolo è controllato da un batterio. E diete a base di colesterolo in topolini che non hanno flora intestinale accelerano l'aterosclerosi. E una banale disbiosi mi può modificare il metabolismo del colesterolo. Se ho 330 di colesterolo, non è per la dieta, è perché questo batterio l'ho mandato a casa. Se io ce lo rimetto, mi controlla il livello del colesterolo. Ok. Non è andata a E questo, un primario di Genova di patologie complesse mi ha detto senti ti do 10 pazienti fanno quello che vuoi. 5 con il lupus e 5 per l'attività aromatoide». Questo era veramente, il primario era veramente sfavorevole, io che dicessi di mangiare burro. Le ho sempre detto di non mangiare e non dirglielo. poi la sua nutrizionista dice, ma io gli do l'integratore di acido butirico, dico no, allora no, scusa, diamogli il burro. A due mesi di distanza, 10 risultati su 10. Gridavano al miracolo e una di queste aveva il colesterolo a 330 e in due mesi gli è andata a 230 mangiando due tè e mezzo di burro a settimana. Un'altra che non camminava più perché aveva l'artita reumatoide spaventosa. È andata lì vigno, faceva gita, era felicissima, ma aveva il problema della pressione. Aveva 120 di minima, è andata in farmacia, ha detto solo 1900 metri, mi devo controllare la pressione. Il farmacista gli ha la misura, signora, sia tranquilla: 60-120. No, 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 ha sbagliato 5 volte si è arrivata a misurare. E il giorno dopo ci è tornata 60-120 mangiando burro. <ride> ma come è possibile? Ed ecco che cosa scopro: questi dannati batteri mi controllano anche il metabolismo degli acidi biliari. Che non vo, non vi presento perché fa venire mal di testa. Ok? Complicatissimo. Eh? E, 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 e questi sali biliari, questi acidi biliari, sono prodotti anche nei tessuti periferici, nel cuore. Il cuore mi produce sali biliari, ma mi serve per digerire i grassi e il sale biliare? Non credo che il cuore digerisca i grassi. E come mai mi produce sali biliari? E attraverso il metabolismo controllato dal microbiota di questi sali biliari mi può portare verso uno stato di salute o verso la malattia. Non vi dico come, ma una disbiosi da infiammazione intestinale modifica la composizione degli acidi biliari nel lume intestinale e può contribuire a portarlo in infiammazione cronica. Ed ecco che allora quando uno non capisce più niente, io vi consiglio, andate indietro, andate indietro, ma tanto indietro, tanto, e scoprite che un certo Von Rokitansky, non avete mai sentito parlare voi di Von Rokitansky? Nel 1852 aveva capito tutto. Poi questa sua teoria è stata sviluppata da un certo French, eccetera, eccetera, e dice che la placca è una, una ipotesi di risposta ad un danno. E dice che queste lesioni di aterosclerosi rappresentano, questo l'ha scritto nel 1852, una forma specializzata di una risposta fibro-proliferativa, infiammatoria, protettiva a varie forme di insulto della parete arteriosa. Quindi la placca è un meccanismo di difesa. E questi studi sono andati fino al 1993, l'ultima review che ho trovato che porta avanti queste teorie. Perché poi dice che in base alla natura e durata dell'insulto, questa risposta protettiva può diventare esagerata e questa esagerazione porta a un suo eccesso e porta quindi a un processo patologico. Quindi tutto parte come un'azione protettiva che poi degenera. E già lui nel 1852 dice, sarà necessario conoscere... Cioè le molecole coinvolte in questi processi, le interazioni tra le differenti citochine, che sono quelle che portano avanti l'infiammazione, e la crescita della placca. E se noi riusciamo a controllare questa risposta infiammatoria, cioè queste dannate citochine, e ottimizzarle, noi avremo un modo per evitare questo processo patologico. E qui sono i lavori, che cioè, chiaramente non sono per voi pubblico, ma forse qualcuno che scrive le linee guida dovrebbe andarsela a leggere, perché poi sono anche su Science, sono su Nature, cioè, su riviste, credo abbastanza importanti. E io qui chiaramente non ho né voglia né tempo di commentarle. Ma c'è questa signora chi è? Questa attuale è la presidentessa di un collegio della nutrizione di Washington, che ancora continua con questa. Idea e dice il corpo deposita il colesterolo per risolvere un problema che è stato in realtà causato da infiammazione. E l'infiammazione nei vasi ad iniziare la lesione, cioè il processo di infiammazione che incomincia a rompermi il vaso e il corpo invia il colesterolo come una crosta per coprirla al fine di proteggere la parete da ulteriori danni. E poi mi dice anche: guarda, che il colesterolo, poi ne io che non sono un neurologo. Sono neurochimico, a me è l'organo che mi piace di più. Ora è diventato il digerente. Comunque il cervello mi dice: ma guarda che nel cervello oh, il colesterolo non toglierlo perché partecipa alla neurotrasmissione, e se no il cervello non mi funziona bene. E allora ecco che il concetto è che il colesterolo non è il piromane, è il pompiere. Ma questa infiammazione, che noi chiamiamo infiammazione, io ci ho messo una vita a capire, l'ho fatto anche. Anche Guido Balestra ci ha messo una vita a capirlo. Facciamo fatica perché questi immunologi se la sono tenuta per loro questa informazione. In realtà sono processi riparativi che noi abbiamo chiamato infiammazione. E in questo devo dire che la natura ci ha giocato un brutto scherzo. Perché questi processi riparativi, noi, noi siamo un corpo fatto di cellule, abbiamo in ogni momento qui in questa sala, tutti hanno tessuti danneggiati perché le cellule sono morte. Ma nessuno, spero, che sia mali. Perché fin tanto che siamo capaci di andare a riparare non ci ammaliamo. E noi, quando andiamo a riparare, mandiamo queste citochine. Le prime, che abbiamo chiamato pro-infiammatorie, distruggono, cioè c'è una crepa su quel muro. Arrivano queste, metà muro non c'è più. Via, distruggono tutto, fanno danni enormi. Poi arrivano le citochine antinfiammatorie che vanno a ricostruire prendendo le staminali, che ne abbiamo quante ne vogliamo, e le rigeneriamo quando, quando le usiamo, ne rigeneriamo di quelle nuove. Quando non ci riusciamo più è perché i batteri che orchestrano questi processi sono quelli anaerobici che vivono nel colon. E se noi non li mettiamo in condizioni di comfort, questi hanno imparato a chiudersi a spore, le nostre cellule non hanno ancora imparato. Loro sopravvivono, sono eterni: I studi dicono che arrivano a 1500 anni. Ma io credo che una volta che un batterio è chiuso a spore, basta. Quello aspetta di ritrovare uno spazio senza ossigeno e poi si riapre. Però quando noi andiamo in questa inflazione cronica, cosa facciamo? Continuiamo purtroppo a essere capaci a mandare avanti i picconatori, quelli che vanno a demolire, ma non produciamo più quelli giusti di antinfiammatori che vanno a riparare, produciamo delle citochine antinfiammatorie inabili, che non fanno niente. Quindi voi provate a non portare più la macchina dal meccanico a continuare ad usare. Non sapete quando, non sapete cosa, ma prima o poi qualcosa si rompe. Questa infiammazione cronica è stata chiamata la madre di tutte le patologie, cioè io smetto di essere capace a ripararmi e prima o poi qualcosa mi si rompe. A livello cerebrale, chiaramente no, il cervello non funziona perché c'è il neurone, perché c'è una circuitazione e qui queste citochine hanno un ruolo un po' diverso perché quelle proinfiammatorie mi inibiscono la sinaptogenesi, che è la, di, la realizzazione di circuiti, per cui mi vanno a isolare un neurone che non funziona bene e viene staccato dalla circuitazione poi arrivano quelle antinfiammatorie che lo vanno a cercare di fare nuovi circuiti che vanno a reclutare neuroni adiacenti che invece stanno funzionando bene. Quindi questo processo infiammatorio che in realtà è di riparazione <coughs> Scusate, è un modo con cui noi ci manteniamo in salute. Ma un processo così lo posso Cosa succede? Lo posso applicare a tutti i miei tessuti? Cioè, io posso andare a rompere qualsiasi tessuto e poi andarlo a riparare? Forse no, perché se vado a riparare una cellula morta in un vaso, se io rompo il liquido mi esce e poi come faccio? Allora, ecco che lì cosa faccio? Ci metto una placca ossea cioè proteggo la parete in modo che le cetichine pro mi vanno a demolire le cellule, il tessuto, ma il liquido non esce. Se questo processo dura poco, perché arrivano subito quelle giuste antinfiammatorie che prendono delle staminali mi ce le mettono lì, mi prendono i mattoni, mi ricostruiscono il muro, mi si forma una placca minima che non vedo, e qui però se sono medico, dico, i medici sono San Tommaso, quello che non vedo non c'è. In realtà non lo vedo perché ce n'è poco, poi viene riassorbita. Ma se invece di arrivare i muratori giusti che mi prendono i mattoni e mi ricoliscono il muro, ne arrivano dei fannulloni che non fanno niente e le prime continuano a rompere, io continuo a mettere placca su placca, placca su placca, placca su placca e mi chiudo il vaso. Ecco quello che ha intuito quel signore nel 1852, oggi abbiamo capito anche perché. Ed è qui l'importante dell'alimentazione, perché lì che è tutto partito il mio ragionamento che avevo fatto al contrario. Perché noi dobbiamo man mantenere un ambiente confortevole ai batteri che convivono con noi. E questi vivono in un ambiente confortevole se le cellule del digerente mangiano. Se le cellule del digerente non mangiano, l'ambiente per loro non diventa confortevole. E cosa mangiano queste cellule? Acidi grassi a corta catena. E come ce li ricaviamo? A ogni mammifero ha un suo modo. Il carnivoro predatore mangia, un 70, mangia solo la carne grassa, il carnivoro predatore. C'è uno stomaco che è il 70% dell'impianto, una lipasi che è potentissima, taglia pezzetti grassi e ottiene subito il grasso di corta catena. Infatti in lui il colon è un 10% dell'impianto, non gli serve. Il carnivoro necrofago, sì, lui mangia la carne magra, ma la mangia dopo che i batteri anaerobici l'hanno putrefatta digerita. Quindi, quando noi andiamo dal macellai, ci diciamo mi raccomando, ma la dia bella magra, mangiamo una carne che nessun carnivoro sulla Terra mangerebbe. E noi non deriviamo da questo impianto, deriviamo da quelli delle scimmie, dove lo stomaco è un 15%, oi, è piccolino rispetto a questo. No, scusate, siamo qui, dove è. Qua. Eh, lo stomaco è piccolino, però poi hanno un colon che è il 60%, cioè quello che è qua. E stomaco, qui diventa cono, la parte più importante di questo impianto è il cono. Questi animali mangiano le fibre, quelle che arrivano qui nel cono, qui vivono dei batteri che le fermentano e, dalla fermentazione delle fibre, ottengono queste, quindi questi animali dai grassi, questi animali dalle fibre. L'uomo a un certo punto ha la bella idea che vuole mangiare di tutto e così modifica il suo digerente e impara a ricavare, accorcia l'intestino e impara a ricavare i grassi e questi nutrienti dai grassi in maniera come fa il carnivoro e questa è stata una cosa molto importante per diventare quello che siamo diventati perché siccome l'intestino e il cervello sono gli organi che usano più energia, riducendo l'intestino ha avuto più energia per il cervello e quindi questo ha permesso nell'evoluzione di milioni di anni a far sì che il cervello aumentasse se non si fosse accorciato l'intestino sarebbe scimmia ancora adesso ma cosa è successo? che ha dovuto anche insegnare a questo impianto digerente ad affrontare Infiammazioni da cibi proibiti, la mela di Adamo ed Eva. Noi abbiamo voluto insegnare a questo digerente a processare cibo vietato. Quindi a gestire infiammazioni molto, molto più forti a cui corrisponde un comportamento ansioso. Se infiamo l'intestino di un topolino, gli genera un comportamento ansioso. E a forza di aumentare, aumentare, aumentare ecco la vera differenza tra noi e gli altri mammiferi. Che non è che noi siamo gli unici mammiferi che bevono il latte degli altri mammiferi. Noi siamo gli unici mammiferi che a un certo punto è scattata l'ansia della conoscenza. Forse le farmiche hanno capito di più dell'universo. Ma tra i mammiferi non mi sembra che altre specie abbiano capito quello che stiamo capendo noi. E quali sono questi acidi grassi a corta catena? Quello più nutritivo è l'acido butirico, burro, è questo il motivo per cui io ho fatto tutto questo discorso ritoroso, perché noi adesso nei nostri protocolli stiamo proponendo il burro, due e mezzo di burro a settimana, e tutti mi dicono, no, per il colesterolo. E ho dovuto fare tutto questo studio per capire perché il colesterolo è così condannato. Poi c'è l'acido acetico, aceto, acidifica, non bevete l'aceto, mi raccomando, non bevetelo perché vi acidifica. Ma è il nutriente del digerente. Poi c'è il propionico che non risulta nessun alimento e poi c'è il valerico che è la valeriana è qui. Il neurologo sa che noi abbiamo sintetizzato l'acido valerico dalla valeriana. Poi ci siamo stupiti perché noi l'abbiamo usato come liquido per solubilizzare nuove molecole, e attestare modelli sperimentali di epilesi e il semacortico era solvente che aveva un'azione. Ma c'è un'altra cosa che mi sorprende, perché noi oggi chi è che non ha mai preso in vita sua un FANS, un, un acido infiammatorio, il nostro ideo? L'occhi. Sono derivati di sintesi dell'acido uh, propionico e dell'acido acetico. L'acido butirico è un'azione molto più potente dell'acido acetico. Nel nostro corpo il 50% dell'acetico si trasforma in butirico. Quindi tra prendere l'occhi e mangiare il burro, forse è meglio mangiare il burro. Perché nutre e disinfiamma in maniera più specifica e senza gli effetti collaterali di farmaci che derivato da queste molecole. I fratellini più grandi sono i trigliceri di media catena e qual è l'epilettologo che non sa che vengono usati in aggiunta da sole sulla famosa dieta chitogenica per controllare le crisi? Anche questi nutrono un po' meno e hanno azioni disinfiammanti più deboli. Per i tecnici vi dico che. La capacità disinfiammante è specifica perché queste molecole sono inibitori dell'istone di acetilase. Le molecole che hanno questa proprietà sono usate come farmaci nelle patologie più distanti legate all'infiammazione. Non c'è nessuna molecola che abbia un'azione inibitoria di questo enzima come l'acido butirico, lui ce l'ha al top. Allora, ecco che. La medicina che si basa sull'evidenza deve veramente, secondo me, fagiarsi sull'evidenza, deve la lasciare perdere concetti che risalgono a medicine tribali dove le, co le conoscenze erano molto basse. Il vero futuro della ricerca nella medicina sarà quando sarà fatta come viene fatta negli altri aspetti della ricerca. Cioè, come diceva Karl Popper, deve essere pronta a mettere in discussione una teoria anche se un solo risultato non la soddisfa. Uno solo. Bisogna fare un processo di, di rivalutazione continua. E il problema è che noi fino a pochi anni fa i batteri li, li, li osservavamo solo con gli aerobici, perché facciamo le, le culture batteriche nelle capsule di, di petri all'aria. Da quando abbiamo incominciato a farli con le tecniche del DNA, siamo accorti che abbiamo una quantità di batteri anaerobici enorme, 10 volte le nostre cellule. E, e questi sono veramente recenti. Facciamo, è chiaro che facciamo fatica a stare dietro. Perché qui abbiamo una mole di risultati che ci stravolge idee del passato. Siamo in un'epoca in cui que, la, la, lo studio di quello che viene chiamato il microbiota intestinale, che è stato definito un organo dimenticato, stiamo scoprendo delle cose inimmaginabili, affascinanti, bellissima. E noi la, la nostra, certo. Galileo l'hanno cercato, vuol dire: ma noi, se vogliamo essere scienziati, ricercatori, non dobbiamo aver paura di tutto questo processo, dobbiamo cercare di capirlo, dobbiamo cercare di andarli dietro. E arriviamo a capire che, se io vado a curare questi, se mi metto in condizioni di salute questa popolazione batterica che fa questo per noi perché ci considerano la loro abitazione, non lo fa perché ci vogliono bene, lo fa perché vogliono stare comodi. Quindi, questo è il nostro grande vantaggio, noi dobbiamo solo permettergli di farlo. E noi andiamo in uno stato di salute. Quindi quello che per anni fa per me era un sogno, quello di cercare se esisteva un'unica medicina, una che mi risolve da patologie che mi sembrano completamente diverse, ma che hanno una casa comune. Ebbene sì, esiste. Esiste l'una medicina. Grazie per l'attenzione.